Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi sono in sessione sul canale di Ostellato, una sessione di qualche ora, quindi dalla mattina a metà pomeriggio circa. Sono arrivato stamattina presto, ho calato tutte le mie canne, come di solito cerco di affrontare le giornate secche, quindi ne ho calata una con un omino di neve 20-15 a ridosso della sponda opposta. La seconda canna l'ho calata a circa tre quarti, a circa 10-15 metri di distanza dalla riva opposta, e una canna a centro canale. Queste ultime due le ho innescate con le Tiger perché comunque le temperature iniziano ad alzarsi e volevo cercare di ingannare qualche Amur che per ora purtroppo non si sono visti, probabilmente dovuto anche al fatto che siamo primavera inoltrata e le giornate sono piacevoli, ma stanotte ha veramente fatto di nuovo fresco perché stamattina c'erano 5-6 gradi, quindi stanotte ha fatto veramente freddo e verso le 10-10 e mezza si è alzato un forte vento da nord-est e con aria piuttosto fredda. Ad ogni modo le carpe sono abbastanza in attività nonostante questo vento fastidioso. Ho avuto tre partenze, una su ciascuna canna. La prima, dopo un paio di ore che ero in pesca, è partita la canna centrocanale, ha fatto una fuga di qualche metro, poi si è fermata. Sono andato a ferrare, ma purtroppo non c'era nulla, quindi o un pesce che ha mangiato male, oppure una bremma che ha disturbato, che è entrata in zona e non si è allamata.
In questa canna a centro canale ho una Tiger Shingola pop-up con una spugnetta gialla e niente, l'ho ricalata su un'abbondante pasturazione di mais e Tiger e poi non si è più mossa. Dopodiché, dopo un altro oretto, oretta e mezza circa, è partita invece la canna a ridosso della sponda opposta sull'omino di neve, una piccola carpota di canale. E finalmente poi dopo un'altra oretta invece è partita la canna staccata, quindi circa tre quarti, sempre su una Tiger singola bilanciata, su uno spinner rig, e finalmente è arrivato un bel pesce, niente di esagerato, ma veramente un bel pesce, lungo, lunghissimo, con una bocca esagerata. Niente, adesso mi restano davanti ancora un paio di ore di pesca, ho ricalato le canne col barchino. Diciamo che questo vento non mi ha aiutato, però comunque sono riuscito a calare e speriamo che arrivi qualche altro bel pesce. A dopo! Stavolta ci siamo, seconda partenza della giornata, finalmente un bel pesce, una reginona lunga, bella pesante sicuramente, alla matta perfettamente con una bocca esagerata. Questa carpa è caduta su un innesco. Su un innesco bilanciato, una singola Tiger su uno spinner rig bilanciata, calata a circa tre quarti sul duro, a circa 10-15 metri dalla riva opposta. Con i segni dell'imminente frega, una regina lunghissima. Una bocca stupenda. Eccola qua. Che pesce, ragazzi, bellissimo. Bella, bella pesante. Guardate che bocca. Adesso la vado a pesare e poi la rilasciamo. Come vi dicevo, Tiger singola bilanciata. Ho due inneschi con le Tiger perché comunque le temperature si stanno alzando e qualche amore è già iniziato a uscire, quindi volevo provarci e non è detto che si prendano solo gli Amur con le Tiger, ma anche questi stupendi pesci. Vado subito a ricalare, visto che i pesci si sono messi in movimento. Ragazzi, pescata finita. Oggi mi sono divertito, sono uscite due carpe, una anche di taglia interessante.
la prima sull'omino di neve 2015 e palline allo Scopes Cream di Reactor Byte, che mi stanno dando buoni risultati in canale in questo avvio di stagione, mentre la seconda sulla Tiger bilanciata, è una carpa di taglio interessante e molto 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 bella. Niente, adesso recupero la mia attrezzatura e poi iniziamo a pensare alla prossima sessione. Noi ci rivediamo nel prossimo video. Un saluto a tutti!